Allora, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, Stasera siamo qui riuniti per parlare di un argomento abbastanza curioso che riguarda il quartiere di Sant'Eustachio, un quartiere alla periferia nord della città che grosso modo va da Campo Marte fino alla tangenziale nord di via Oberdan. È un quartiere che ha una storia molto antica. Il primo nucleo era rappresentato da delle case che si trovavano intorno alla vetusta chiesetta di Sant'Eustachio, chiesetta sconsacrata ma che c'è ancora. Questa chiesa era dedicata a Sant'Eustachio per un semplice problema, perché allora in quella zona c'era solo bosco e quindi era adatta questa zona alla cacciagione. Sant'Eustachio sappiamo che è il protettore dei cacciatori. Nel corso dei secoli, accanto alla chiesetta, fu costruito un bel palazzo che rappresentava la sede e luogo di villeggiatura per molti secoli dei nostri vescovi. Quindi chiesetta e villa in diretta gestione del vescovado. Tutta la storia della chiesetta andò, e anche dell'edificio attiguo, andò poi spegnendosi perché dopo l'arrivo dei Giacobini nel 1797 quell'area fu abbandonata e andò lentamente in degrado. Ora, nel secolo scorso però ci fu una vivace presenza di costruzioni, di edifici, costruire condomini, ville, e la zona andò popolandosi sempre di più. Zona molto vivace, col commercio, con industrie, basta pensare all'Iveco, ex OM. Si costruì una nuova parrocchia, la parrocchia della Pavoniana, molto importante, e in un ambiente così moderno, come lo vediamo oggi, fatto di case, di condomini e di vivaci passaggi delle persone da una parte all'altra del quartiere, dobbiamo dire che ci sono ancora, per chi guarda con attenzione, col naso all'insù, dei riferimenti storici molto importanti che espressi da lapidi, epigrafi, monumenti, cippi. E questo di cui parleremo oggi, di questi riferimenti storici del quartiere, ecco perché abbiamo messo il sottotitolo Le pietre parlano. Queste pietre, se le osserviamo bene, ci parlano di una storia meravigliosa. E abbiamo il piacere, ecco, di avere qui con noi oggi il Andrea Zavaglio, giovane e vivace presidente, intelligente presidente del Consiglio di quartiere, che si è dedicato alla ricerca di questi spunti storici, li ha catalogati, li ha descritti e ne ha fatto memoria. Abbiamo oltretutto il piacere di avere qui con noi anche l'assessore Marco Fenaroli. Ringrazio tutti e due veramente con sommo piacere, perché l'assessore Fenaroli, che è assessore ai servizi pubblici, ha una caratteristica. Anche lui, come tutti noi, è appassionato di storia locale. È stato anche consigliere in anni passati del Consiglio di quartiere di Borgo Trento, che comunque è molto gemellato con quello di Sant'Eustachio. E quindi oggi avremo una relazione molto interessante che riguarda la nostra città. Abbiamo però organizzato, ecco, da dire che questa riunione è organizzata dagli amici della Fondazione Civiltà Bresciana col patrocinio della Fondazione medesima. E allora gli amici hanno organizzato una sorpresa finale in questa riunione. Trasmetteranno un video in cui uno di noi reciterà in dialetto una poesia scritta
da un grande protagonista del tempo passato, un professore di lettere, un grande studioso di storia, che è Leonardo Urbinati. Urbinati è morto nel 2009, ma ci ha lasciato una documentazione molto bella di storia, di poesie, dialettali, che sono caratteristiche per la loro, il sentimento che esprimono e l'arguzia, la caricatura dei personaggi che egli descrive. Quindi oggi con piacere faremo la recita, almeno di qualche strofa, di una sua poesia che inquadra la storia del quartiere. Io ringrazio, lascio la parola ai miei relatori. Io penso che comincerà adesso Andrea Zavaglio, presidente del Consiglio di Quartieri Sant'Eustachio, e poi l'assessore Fenaroli farà il suo intervento a completamento di quanto diremo. Grazie ancora e buon ascolto. Buonasera a tutti quanti. Allora, prima di iniziare, appunto, vorrei prima di tutto ringraziare Alberto Vaglia per l'invito e anche la Fondazione Civiltà Bresciano, e vorrei appunto anche ringraziare per essere qui presente l'assessore Fenaroli, e grazie anche e soprattutto per la possibilità di poter raccontare in un'altra veste il quartiere di Sant'Eustachio, un quartiere che sostanzialmente viene vissuto più come un quartiere, ok, un quartiere di passaggio, soprattutto per chi viene dalla zona magari come paesi come Gussago, Cellatica, quindi passando da Via Franchi, o semplicemente dall'asse nord-sud, quindi dai quartieri a nord come San Bartolomeo, Casazza. E quindi è vissuto fondamentalmente un po' per questo, però in realtà è un po' anche, come ha detto Alberto, è un quartiere che ha tanto da offrire, e quindi vorrei appunto ringraziare la Fondazione per darmi almeno questa possibilità di poter far scoprire, far svelare in qualche modo un po' quello che ha da offrire il quartiere Sant'Eustachio. Ah, piccola nota, io nella presentazione, oltre alle varie immagini e dei monumenti, ho riportato per ogni slide, meno male, delle fotografie di vie in bianco e nero, come in questo caso, vie abbastanza fondamentali, come dire, vie che vengono vissute anche nel quartiere, come in questo caso per esempio è via Campo Marte, perché in questo caso si può vedere questa via bellissima alberata con la cancellata, in questo caso, che appunto delimita il confine appunto di Campo Marte. Adesso, prima di iniziare, vorrei darvi prima di tutto un'introduzione. Prima di tutto vorrei presentare quindi chi sono io, appunto, che sono appunto il presidente del Consiglio di Quartiere, però vorrei dire almeno anche qualcosina in più, per poi continuare l'introduzione raccontando un po' appunto la storia di Sant'Eustachio, l'evoluzione appunto del quartiere, che è già stata comunque accennata da Alberto, però vorrei in qualche modo focalizzarmi un po' più sulla storia appunto della chiesetta, poi come si è svolto il progetto, e poi presentarvi appunto l'argomento centrale appunto di questo di questa presentazione. In questo caso qua potete vedere per esempio via Fiume, la via che costeggia appunto l'Iveco. Allora, prima di tutto, chi sono io? Andrea Zavaglia, appunto, sono il presidente del Consiglio di Quartiere Sant'Eustachio da luglio 2021, e prima ancora da praticamente dall'inizio del mio consiglio di quartiere, il referente all'urbanistica.
L'ambiente, il turismo, la cultura sono sempre stati comunque degli argomenti a me molto importanti e a me molto cari. Infatti, come background di studi, per come potete vedere appunto qui, sono soprattutto di studi umanistici, essendo io focalizzato per quanto riguarda la sfera geografica degli studi umanistici, per poi appunto una focalizzazione nell'ambito turistico. Quindi diciamo che per quanto riguarda questi aspetti, per me sono molto cari. E quando mi è stata presentata così la proposta di poter fare un argomento e una presentazione del genere, per me è stata infatti molto bello e devo ringraziare sempre. Questa, non so se sicuramente l'avrete vista tutti quanti, questa è Via Veneto. Da sud di Via Veneto, quindi sostanzialmente dove c'è la rotonda che si affaccia appunto verso il nord. Allora, quindi, iniziando così con l'introduzione, vorrei dare quindi una bella generale introduzione per quanto riguarda la vita di Sant'Eustachio. Si tratta del primo martire romano durante il regno di Adriano e appunto, come ha detto Alberto, il santo patrono dei cacciatori. Prima di diventare cristiano, egli si chiamava Placido e secondo la leggenda visse a Roma ai tempi dell'imperatore Traiano. Un giorno Placido, durante una battuta di caccia, stava inseguendo un cervo. Quando questo, ormai alle strette, si è volto verso appunto Placido, mostrando tra le sue corna, come si può vedere appunto da questa immagine, tra le sue corna la figura di Gesù, no? E per questo, per Placido, è stato un chiaro segno. Infatti, dopo questo fatto, si è convertito ed è diventato cristiano, lui come anche la sua famiglia. Poi successivamente venne invitato a Roma per ricevere dei debiti onori, però si venne a sapere successivamente che era diventato cristiano e per questo l'imperatore Adriano lo fece arrestare e condannare insieme alla sua famiglia a morte. Quindi purtroppo fecero una triste fine, venendo appunto torturati e poi arroventati dentro un bue di bronzo, secondo appunto la storia. Poi vorrei continuare appunto a darvi così un'introduzione per quanto riguarda questo nostro argomento, con la storia appunto che c'è dietro la chiesetta, che ha dato poi avvio all'espansione urbanistica e appunto poi di Sant'Eustachio. Allora, in tempi molto antichi venne edificato appunto questa chiesetta dedicata appunto al santo, Sant'Eustachio, nell'ampia zona delle chiusure di Brescia, suburbio appunto della città. Infatti, come potete vedere, la chiesetta era proprio appena fuori dalle mura della cittadina. Infatti questa era Brescia e la Sant'Eustachio era qua. Non so se lo potete vedere, questa per esempio è la via appunto ancora esistente dalla Sant'Eustachio che si collegava direttamente a Porta Pile, oggi sostanzialmente Porta Trento. Quindi nonostante fosse comunque all'esterno della città, era pur sempre una chiesetta collegata comunque con la città, quindi c'era sempre una sorta di comunicazione. Le prime documentazioni inerenti appunto alla chiesetta risalgono in tempi molto antichi, appunto nel 1200, in un documento inerente alla contabilità delle proprietà vescovili. Quindi non era una chiesetta che magari era appunto gestita da una chiesa superiore, ma era una chiesetta appunto gestita dai vescovi. Facendo un balzo in avanti di 200 anni, nel 1466, grazie all'allora vescovo Domenico Dominicis, venne eseguito un primo restauro della chiesetta e venne costruito accanto a questa, appunto, una villa destinata ai vescovi per la loro villeggiatura, essendo ancora questa fuori, appunto, dalle mura cittadine. Nel Settecento al complesso in questione viene reedificata e ampliata e abbellita la villa antica.
grazie appunto alla, al vescovo Barbarigo. E, sempre nel Settecento il vescovo Querini fece costruire accanto alla villa un grandioso collegio ecclesiastico. Infatti da questa immagine che si può vedere, dove appunto tutto il complesso era nel suo massimo splendore, si può vedere appunto dalla sua distanza con la, la cittadina, la città di Brescia con le sue mura, il Colle Cidneo, il castello, il Monte Maddalena e qua appunto tutto il complesso. Questa appunto è la chiesetta, la, la villa appunto del vescovile e questo invece è il collegio ecclesiastico. Il problema però è che dopo la morte delle Querini nell'Ottocento, cioè, dopo la morte del Querini iniziò purtroppo il suo lento e triste declino, venendo appunto vandalizzata dai giacobini bresciani. Nell'Ottocento le pietre demolite e la cancellata in ferro lavorate vennero trasportate al Palazzo Rota a Bovezzo, quindi pian pianino purtroppo la, l'intera villa e l'intero complesso veniva pian piano appunto smantellato. E per quanto riguarda la chiesetta, sempre rimasta comunque aperta al pubblico, ma non era più appunto sotto il come dire, non era più in mano ai vescovi, ma venne passata poi appunto alla, alla parrocchia di San Faustino. Questo purtroppo poi fino al 1929, quando dopo non tanta storia il, venne a cessare il culto della chiesetta di Santo Eustachio, che con tutto il quartiere passò poi al, a i confini della nuova parrocchia dell'Immacolata. L'antico edificio appunto venne poi gestito comunque da destinato ad usi diversi, ecco, da quelli originari a cui erano pensati. Infatti oggi, per dire, ci potete trovare comunque vari commercianti. Però comunque c'è da dire che nonostante abbia avuto questo triste declino, comunque la sua forma, la, la sua originaria forma comunque ha, è mantenuta. Infatti, per esempio, questa è la chiesetta, no? Che si può appunto evincere da questa immagine tridimensionale di Google Maps. Qua la villa vescovile e questa per quanto riguarda il collegio ecclesiastico. Quindi nonostante tutto comunque ha mantenuto la sua forma. Adesso, passando invece per quanto riguarda il progetto, mi è stato appunto proposto da Alberto, dopo un lavoro che avevo fatto l'anno scorso per quanto riguarda le vie del quartiere, mi è stato proposto questo progetto di fare un lavoro per quanto riguarda i monumenti all'interno del quartiere Santo Eustachio. Quindi, come per ogni lavoro sul territorio che si deve fare, prima di tutto, utilizzando con l'ausilio di My Google Maps, quindi faccio anche un po' pubblicità in questo caso, ho delineato e mappato appunto i confini del quartiere Santo Eustachio, che come potete vedere parte dall'area della tangenziale, quindi di via Oberdan, fino sostanzialmente alla rotonda dove c'è via Fausto Gamba. Via Fausto Gamba, qua è giusto per intenderci, dove c'è l'Itis Castelli, fino a poi dove c'è la chiesa San Barnaba, via della Valle, che scende giù fino a via Montegrappa, via Montegrappa, qua è dove c'è il Campo Marte, per intenderci, via Bainsizza, fino appunto qua via Trento. Via Trento, un pezzo appunto di piazzale Cesare Battisti, via Leonardo da Vinci, qua è il centro storico per intenderci, via Volturno, fino a poi appunto l'area della tangenziale e qua dove c'è Livego. Quindi diciamo che è un quartiere molto grande, perché comunque ha una dimensione abbastanza notevole, anche se comunque c'è da dire che l'area abitata alla fine è tutta qui, perché qua ci sono due grandi aree industriali, appunto qua li veicoli in sei cilindri, per intenderci. Quindi, una volta fatto questo lavoro, mi sono posto due domande. Ci sono luoghi di interesse nel quartiere? E se sì, che luoghi di interesse ci sono?
Quindi un po' tramite una mia conoscenza, un po' tramite anche il passaparola, sono andato un po' a informarmi. Una volta informato, con l'ausilio appunto della macchina fotografica, cellulare, e poi con la geolocalizzazione di Google Maps, sono andato appunto poi a geolocalizzare tutti i vari monumenti di interesse appunto all'interno del quartiere. Quindi sono andato a fare questo lavoro per poi avere una panoramica di questo genere. Adesso andrò a presentarvi per area appunto e per diciamo argomenti i vari monumenti appunto all'interno del quartiere Sant'Eustachio. Allora, in questo caso ci troviamo in via Attilio Franchi, appunto, la via appunto di dove separa l'Iveco e l'Inse Cilindri, che si collega direttamente dalla tangenziale via Oberdan e qua in via Ponte Crotte, fino appunto poi tutta l'area più centrale di Sant'Eustachio. Cosa dire su Attilio Franchi? Attilio Franchi è stato di vecchia famiglia di commercianti del ferro e di industriali della seta, poco più che ventenne, e tra l'altro il primogenito di 14 fratelli, fu alla direzione dell'azienda familiare, quindi già sin da subito si è lanciato in questo mondo. E nel 1886 iniziava a Sant'Eustachio con il suo fratello Camillo, assorbendo un vecchio maio della prima fonderia italiana, un vecchio maio, ha inaugurato appunto la prima fonderia italiana per la fusione dei cilindri per i laminatoi, chiamandola appunto la Fratelli Franchi. Quindi già da qui si è reso subito un personaggio molto importante, molto interessante anche per quanto riguarda la storia appunto oltre che del quartiere Sant'Eustachio, ma anche quella bresciana. Ci sarebbe molto da dire su Attilio Franchi, perché comunque lui è stato anche un uomo molto importante e molto presente. Infatti, per intenderci, nel 1937, ormai comunque anziano, gli venne dedicato all'interno appunto degli stabilimenti di Sant'Eustachio un busto in suo onore. E poco due anni dopo, nel 1939, morì a Marone, appunto in valle, nella sua casa dentro lo stabilimento della Dolomite. E quindi diciamo che è stato un personaggio molto interessante anche Attilio Franchi. Rimanendo, spostandoci nella zona a sud del quartiere, all'interno di Campo Marte, non so se l'avete mai notato, ma c'è questo monumento molto interessante dedicato appunto per la Polizia di Stato. È un monumento abbastanza recente perché è del 2010 e in questo modo lo si può vedere e osservare anche meglio. È un monumento che raffigura e simboleggia il legame che c'è tra la Polizia di Stato e con la cittadinanza bresciana, in questo caso con la cittadinanza, ma in questo caso appunto quella bresciana. In questo caso si può vedere appunto due agenti della polizia assieme a un bambino, no? È una statua realizzata dallo scultore Angelino Aime di Salò ed è in bronzo fuso. Molto interessante, se passate appunto per Campo Marte, ecco, sarà difficile non vederlo. Rimanendo sempre nell'area di Campo Marte, appena fuori per intenderci, quindi dove c'è la rotonda di Campo Marte, qua appunto tutta Campo Marte, c'è questo monumento all'autiere d'Italia, un monumento per commemorare gli autieri italiani. Per chi come me appunto non sa o non sapeva appunto cosa fosse un autiere, l'autiere è sostanzialmente quel militare, quel soldato che ha la mansione appunto di guidare dei veicoli per il trasporto di merci o comunque di soldati, quindi diciamo comunque un soldato di una certa importanza appunto per quanto riguarda il trasporto. Guardando così diciamo con un po' più di dettaglio appunto si può vedere questo pneumatico, questa ruota
che può essere di un furgone, con questo soldato sdraiato su questo pneumatico. Diciamo che comunque è un monumento abbastanza bello, molto toccante. Ecco. E, poi, rimanendo sempre per quanto riguarda l'area di Campo Marte, al cancello di ingresso di Campo Marte, quindi quello principale, quindi su via Ugo Foscolo, che è una via parallela a via Leonardo da Vinci, che è esattamente qua, si può osservare appunto che su questa colonna c'è questa scritta qua, appunto Campo Marte Sportivo Militare Fausto Samuele Sanquilleri, appunto. Sanquilleri, come si può dire, nella sua vita è stato tra le varie cose un eroe di guerra, è stato tante cose Sanquilleri. Avendo combattuto sul fronte russo, sopravvivendo alla battaglia di Nikolajevska, ha combattuto contro i partigiani di Tito nel Friuli Venezia Giulia e ha aiutato gli angloamericani a catturare i nazifascisti. Ma terminata la guerra, concluso il conflitto, ha svolto una vita ricca di impegni sia nell'ambito politico, professionale e civile. E grazie a tutto ciò che ha fatto, anche per quanto riguarda alla cittadinanza bresciana, la città di Brescia ha deciso di omaggiarlo nominando appunto Campo Marte in Campo Marte Sanquilleri. Quindi il nome appunto ufficiale di Campo Marte sarebbe appunto quello di Campo Marte Sanquilleri. Spostandoci appena oltre Campo Marte e rimanendo sempre nella zona sud del quartiere, c'è questa scritta appunto che non si vede, diciamo che non è la prima cosa che si vede, che risalta subito all'occhio, bisogna andarla un po' a cercare. Per quanto riguarda questa scritta appunto per omaggiare il personaggio di Franco Passarella. Franco Passarella non era bresciano, era un ragazzo nato a Venezia nel 1925, però si è trasferito appunto a Brescia nel palazzo Incise, quindi proprio in questo palazzo dove si può trovare appunto questa pietra. È stato un partigiano dovuto appunto scappare dai fascisti verso la valle e è stato poi appunto ucciso. All'inizio si pensava che fosse stato ucciso da dei fascisti, ma da dei documenti, si può dire, o comunque da delle ricerche, ecco, che sono state poi fatte di recente, si è venuto a sapere che in realtà non è stato ucciso da dei fascisti, ma da dei partigiani. Il motivo non si sa, perché magari forse perché aveva magari un determinato tipo di abbigliamento che ha fatto pensare dei partigiani che fosse un fascista. Quindi purtroppo questa storia rimarrà almeno attualmente è ancora un giallo, sostanza. Rimanendo sempre nella zona sud del quartiere Sant'Eustachio, c'è un'altra pietra in nome appunto di Luigi Malzanini, anche lui partigiano. In questo caso lo si trova in una strada che si collega con via Volturno. Questa è via Gorizia, per intenderci, che lo si può trovare in questo stato, in sostanza. Luigi Malzanini, bresciano, nasce appunto nella nostra città nel 1907 ha condotto appunto anche lui una vita da durante appunto il secondo conflitto mondiale come partigiano. Costretto a fuggire dopo aver eseguito una serie di attentati a due caserme in città, entra in contatto con un gruppo di
partigiani operanti a Botticino e in Valtrompia. Ritornato a Brescia nell'inverno del 1943, venne arrestato e nel tentativo appunto di fuggire dal camioncino che lo stava trasportando, venne ucciso in via Gorizia, appunto dove si trova questa lapide, il 10 dicembre del 1943. Quindi questo è dove appunto è stato poi assassinato Luigi Mazzanini. Spostandoci invece un po' più sul centro del quartiere Sant'Eustachio, all'interno del parco Salvo d'Acquisto, quindi la via che è collegata direttamente con via Vittorio Veneto, si può trovare appunto questo grande monumento in memoria appunto di Salvo d'Acquisto. Salvo d'Acquisto è stato un vice brigadiere insignito alla medaglia d'oro al valor militare per essersi sacrificato il 23 settembre del 1943 per salvare un gruppo di civili durante il rastrellamento delle truppe naziste nel corso appunto del secondo conflitto mondiale. E qua si può trovare in questa lapide appunto la sua frase prima di morire: se muoio per altri 100, rinasco altre 100 volte. Dio è con me ed io non ho paura. Diciamo una frase molto toccante. E rimanendo sempre nella zona centrale di Sant'Eustachio, c'è questo monumento che anche in questo caso non lo si vede subito perché è protetto un po' dagli alberi, però è il monumento ai militari bresciani caduti nel lager. Questo è uno dei due monumenti dedicato alle vittime delle crudeltà naziste ed è un monumento in cemento armato realizzato dall'architetto Serra e viene eretto dall'associazione ANEI nel 1979. I soldati internati nei campi, appunto nei lager nazisti, furono più di 600.000. Di questi 600.000, 2.000 erano bresciani. Se si va a vedere un po' più nel dettaglio questo monumento, si può vedere questo busto che è diviso appunto in due parti. Una che fa vedere un corpo scheletrico che può raffigurare, diciamo così, la morte, e questo altro che non è una figura in sé, che può, secondo me, almeno questo è il mio parere, fa intendere un po' l'annullamento, no, dell'essere umano che appunto i lager nazisti portavano un po' ai internati. Quindi diciamo che è un monumento che lascia molta angoscia, perché comunque appunto l'argomento in sé che trasmette è molto trasmette comunque molta angoscia, molto timore, non è appunto un monumento comunque allegro, ecco. E nel 50° anniversario della liberazione, appunto nel 95, si può trovare appena sotto appunto questo busto questa reliquia, no? Dove all'interno la terra, le ceneri, il mattone e dei forni crematori dei campi di sterminio di Birkenau, Auschwitz e Dachau. Quindi diciamo un monumento che ha un forte senso e molto toccante. Spostandoci di nuovo a sud del quartiere Sant'Eustachio, in questo caso devo ringraziare di nuovo l'assessore, perché solo grazie all'assessore che sono riuscito a poter scattare queste due fotografie. C'è questo monumento ai caduti e dispersi in guerra. Il cippo posto nel piazzale della fabbrica dell'Iveco, per intenderci, quindi questa è tutta l'area dell'Iveco che si può raggiungere dalla via Volturno. Sono scritti i nomi dei caduti nella liberazione e di operai dello stabilimento che hanno combattuto a difesa degli impianti.
su una facciata. Sull'altra facciata invece del Trippo ci sono indicati i nomi dei caduti e dei dispersi di guerra e le vittime delle incursioni aeree alleate su Brescia e su Peschiera. Ritornando nell'area di Campo Marte, si può trovare, a mio modo anche di dire, un po' difficilmente questo monumento, perché diciamo che non risalta subito all'occhio, è un po' oscurato dal monumento alla Lautiere d'Italia, per intenderci, così giusto per dare anche un'idea, esattamente è qua. Quindi diciamo che non risalta subito all'occhio come monumento. Ecco qua. E lo si può intendere un po' come il monumento al Risorgimento, perché appunto ci sono varie scritte che contornano, diciamo, un po' questo tricolore in marmo delle varie battaglie del Risorgimento italiano, no? Per esempio la battaglia di Solferino, guerra della seconda guerra di indipendenza, dove l'Austria perse la Lombardia. Castelmorrone, dove perse la vita Pila de Bronzetti, bloccando l'avanzata dei Borboni. Pila de Bronzetti, giusto per dare anche diciamo un'informazione in più, era un patriota italiano che si distinse con eroicità nella battaglia di Milazzo. Quindi diciamo che è stato un personaggio molto importante e molto fondamentale appunto per quanto riguarda il Risorgimento italiano. Poi, rimanendo sempre nella zona sud di Sant'Eustachio, di fronte alla chiesa di Ludovico Pavoni c'è questo monumento appunto a lui dedicato. Ludovico Pavoni è il fondatore della congregazione religiosa dei Figli di Maria Immacolata, appunto la chiesa dei Pavoniani, è stato un pioniere dell'educazione perché nel corso della sua vita ha dedicato proprio la sua vita verso il prossimo, no? Ha creato un modello di istruzione e di avviamento al lavoro che anticipa le attuali scuole professionali. Diciamo un ottimo strumento, soprattutto per allora, per prevenire e combattere il rischio di esclusione sociale, appunto, che poteva esserci. E come monumento, appunto, fa vedere molto chiaramente Ludovico Pavoni che accoglie dei ragazzi, portandoli, diciamo, verso, possiamo intendere così, la salvezza. E in questo caso lo scultore di questo monumento è Virginio Fagian. Poi, rimanendo sempre vicino al monumento del Ludovico Pavoni, all'interno della cancellata della chiesa c'è questo monumento a Enrico Zani. Enrico Zani è stato il fondatore dell'opera pavoniana, primo parroco appunto della chiesa Pavoni, e realizzò la sua, dedicò anche lui la sua vita, come fece appunto Ludovico Pavoni, verso il prossimo, ed è stato l'animatore del movimento ex allievi pavoniani, quindi diciamo che è stato un altro personaggio sempre molto importante per quanto riguarda il livello sociale appunto dei bresciani. Per quanto riguarda invece, sempre sulla scia di Ludovico Pavoni, ma spostandoci un po' più a nord, c'è questo monumento all'interno della chiesa San Barnaba, questa pietra è rappresentante Luigi Zini. Luigi Zini è stato il primo parroco della chiesa San Barnaba, che anche lui, sulle orme del Pavoni, spese la sua vita a favore appunto degli orfani e dei malati.
e ultima, ma non per meno importanza, appunto la Chiesa della Purità. In questo caso siamo nella zona nord del quartiere Sant'Eustachio, sulla via Filippo Corridoni, una via che appunto collega la via San Barnaba ed è parallela a via Oberdan. È conosciuta anche come la Chiesa dei Borra, appunto, il nome della devota famiglia. Famiglia originaria di Onodegno, quindi è sempre della valle, e si sono trasferiti a Sant'Eustachio nel 1750 presso appunto l'odierna via Filippo Corridoni. Anche nella nuova residenza, i Borra, perché comunque ovunque loro si spostavano, in sostanza costruivano delle piccole chiesette, in sostanza. Quindi anche in questa nuova residenza, i Borra si adoperarono per l'erezione di una chiesetta, ancora oggi esistente, appunto questa qua. E qua insediarono la sacra immagine della Madonna, trasportatovi dalla precedente cappella in Val Tavareda. È noto anche il giorno del trasferimento perché il cartiglio nel verso del dipinto ricorda che il 26 luglio 1758, il giorno di Sant'Anna, si fece la traslazione processionalmente e con onore e decoro fu qui appunto deposto a sua maggior gloria in questo oratorio dedicato appunto alla Santissima Purità. Quindi diciamo che nonostante sia una chiesettina piccolina, contiene un gioiello, possiamo dire, molto prezioso e molto fondamentale, ecco. Quindi intanto vi ringrazio a tutti quanti, questa è sempre un'altra immagine di via Vittorio Veneto. E adesso passo la parola all'assessore Fenaroli. Io ringrazio per l'invito che ho ricevuto a partecipare a questa bella iniziativa. È opera meritoria quella che il Consiglio di Quartiere sta facendo, perché secondo me recupera e dà significato a tanti monumenti. Monumenti sono degli ammonimenti a ricordare e sono lo spunto, secondo me, per capire tanta parte della storia che la nostra città ha vissuto, che uno come me parzialmente anche ha vissuto. Io quando ero piccolo abitavo in Borgo Trento, sono andato in via Filzi e dalle parti di quello che adesso è il quartiere Sant'Eustachio, tranne che le fabbriche, non c'era niente. Lo sviluppo degli anni 60 e 70 hanno fatto diventare uno dei quartieri più densamente abitati. E questo dice della ricchezza che si è sviluppata nella città. E proprio grazie al lavoro, alle imprese industriali, che a quel tempo hanno caratterizzato il ruolo di Brescia nell'intera Italia. Ma questi monumenti ci dicono di quello che ha preparato questa crescita, che l'ha accompagnata e continua ad accompagnarla, penso al ruolo dell'Iveco, penso anche alle aziende che lavorano ancora nel sito della vecchia Franchi, che poi è diventata Sant'Eustachio, perché una si chiamava Franchi, l'altra si chiamava OM. E poi c'erano anche delle fabbriche all'epoca molto importanti, che adesso non si vedono più, perché su via Sant'Eustachio, dopo la parte storica che c'è ancora, oltre alla ciminiera, anche dei capannoni dove c'era la fonderia Cilindri, sulla via Sant'Eustachio c'era la cooperativa Pellattieri, una delle aziende più importanti dell'epoca dell'inizio del Novecento. Fabbriche nelle quali tanti contadini della provincia sono diventati operai. E questo spiega lo sviluppo ulteriore della città, al di là del Mella, con i quartieri del Violino della Badia. Io ci ho abitato, erano quasi tutti operai della UM,
dice, cioè, a ben considerare e a pensarci solo due minuti, si vede lo sviluppo della città e il ruolo molto importante che il lavoro ha avuto. Anche i monumenti a Pavoni dicono di una grande opera educativa che continua meritoriamente, ma è molto legata al lavoro, alla formazione per il lavoro. E questa è una caratteristica che continua nella città, ma che è stata una caratteristica fondamentale, quasi il pezzo portante della sua fisionomia. Poi io non ho molto da aggiungere alla descrizione e alla presentazione molto bella che è già stata fatta dei monumenti e del loro contenuto. A tirare una riga di sintesi è la storia civile della libertà di cui godiamo, e credo che il lavoro che, facendo ancora l'amministratore della città, credo un messaggio che possiamo lasciare per questo bel lavoro, che secondo me va fatto conoscere perché può essere di esempio e di stimolo anche agli altri quartieri, agli altri consigli di quartiere, di fare altrettanto, lo stimolo a curare bene i monumenti. Si vede anche dalle fotografie, sono spesso trascurati, e credo invece che non solo nelle ricorrenze possono essere usati appunto a far rinascere l'interesse alla storia. Prendo i due che penso qualche cosa in più di quello che è già stato detto si può dire. E Luigi Malzanini era stato, perché viene ucciso il 10 di dicembre del 43, quindi agli inizi della lotta partigiana, perché la prima battaglia partigiana è dell'ottobre del 43. Ed era quindi che sia stato costretto a fuggire dalla città per la sua attività antifascista all'inizio proprio della libertà d'Italia, perché la Repubblica Sociale si organizza nel novembre del 43. E nel dicembre del 43 quello che mi è stato tramandato a voce era che era venuto a Brescia, era tornato in città perché c'era Santa Lucia. Questo spiega la sua cattura proprio il 9, il 10 di dicembre, quindi nei pressi della festa dei regali ai bambini. Doveva avere una figlia, era venuto per quello in città. Questa tradizione, non c'è nulla di scritto e documentato, ma è quella, essendo un po' antico, posso tramandare e mettere in questa bella elaborazione che è stata fatta. L'altra è l'attenzione al monumento degli ex internati. Gli ex internati è una categoria piuttosto trascurata anche nella celebrazione del movimento di liberazione italiano. Le cose più importanti sono state dette. A me preme dire, a proposito del monumento, che solo l'anno scorso abbiamo fatto disboscare i piantoni che lo nascondevano. Molto bello, molto importante, ma non si vedeva perfino. Bellissime le piante, per fortuna sono state potate in modo intelligente, continuano a vivere bene, ma il monumento adesso si vede. Ma è importante la funzione nella liberazione dell'Italia di questi 600.000 che si rifiutano di giurare fedeltà alla Repubblica Sociale e a Hitler. Perché? Perché questa loro resistenza, che non si verifica con un atto solo, perché continuamente la pratica nei campi di concentramento e di lavoro era quello di dire l'amnistia e il giorno dopo di dire il bando di morte per chi si rifiutava o veniva preso. Questo alternarsi continuo era mettere alla prova questi uomini ai quali veniva promesso di poter tornare in Italia, quindi rivedere, nonostante la guerra, le loro famiglie. Che 600.000, solo una minoranza, credo proprio esigua, abbia accettato di
tornare in Italia a quelle condizioni, dice della fedeltà a questa idea maturata dentro di loro dopo 20 anni di dittatura. Quella è l'importanza di questi uomini giovani che decidono insieme, perché sicuramente insieme decidevano, non solo rifiutare all'inizio l'arruolamento nella Repubblica Sociale, ma, ripeto, a continuare più volte in questa loro intenzione, in questa loro caparbia volontà. Lo dico perché questo loro lavoro ha consentito che la Repubblica Sociale non avesse un esercito vero e proprio. Aveva delle milizie votate alla lotta antipartigiana, punto. Questo spiega molto del contributo, perché poi lì si moriva di stenti, di malattie, non era un campo di sterminio, ma molti appunto ci hanno lasciato la vita. Quindi tornare a quel monumento, come facciamo sicuramente nella giornata della memoria il 27 di gennaio di ogni anno, ma si potrebbe pensare di tornarci qualche volta in più e far conoscere soprattutto che cosa dicono quei blocchi di cemento e che cosa dentro c'è. Quindi è un lavoro, questo che è stato presentato, che il mio personale apprezzamento, ma che vedremo, cioè, vedremo il modo di farlo ripetere, perché io dico sempre, il popolo ebraico è un popolo molto forte, perché nei suoi salmi ripete 3 volte lo stesso concetto. Occorre tante volte quelli che si sono impegnati su questi versanti, che l'abbiamo già fatto. Un conto è la convinzione personale, un conto è la diffusione di questa conoscenza, che è cultura civica, perché parla appunto della città, ma è anche cultura democratica, che vediamo in questi giorni proprio non è sempre solida, ha bisogno di essere continuamente alimentata. Questo sforzo che avete fatto, questo impegno, che è molto apprezzabile, ma ha anche questo valore. Quindi di nuovo ringraziarvi e finisco qui le mie considerazioni. Grazie. E adesso la sorpresa finale con questo video, in cui naturalmente viene recitata questa poesia di Leonardo Urbinati, che è incentrata sul nostro quartiere di Sant'Eustachio, molto arguta, molto simpatica e gioiosa. Che è del nostro quartiere di San Giustac, che adesso le piede case, le negozi, le strade, nel Medioevo, il credo di Segnac, era un gran bosco di piante e macellari. Il vescovo e veniva quando era strato. O i bressani che fanno troppe sorade, e se c'è un quartiere mutuo o le ferie, con i principi ebrai e le moniche per servire. Presso poco in due che avesse la via Ortigara, e gli ha fatto una casa di campagna. E in due tenete al barco la Tognara, lui, il nao, catà, i ciodei, con la cagna. Se no, con grande seguito e fanfara, il nao a cassà dal bosco in pompa magna. E senza io bisogno di nada l'ons, alla sera il maia allegor coi fons. E al posto in due che adesso la Pavoniana, che sarà stato, mi crede, un lac, un sguas,
che ulale netre che cantava rana per fare un quintal de pes basta un quacias sull'erbo della ria col fil dell'ano con tacazzo un galù de scaraas. La che apodes la pesca all'oratore con 300 franc te tire su a pole suore.